Hanno preso avvio questa mattina all'ospedale di Portogruaro i lavori per la realizzazione della nuova Day Quick Surgery. Si tratta di un nuovo reparto multidisciplinare nel quale confluiranno pazienti sottoposti a interventi chirurgici di basso o media complessità o sottoposti a procedure diagnostico-terapeutiche che necessitano da 1 a 5 giorni di ricovero. Il tempo previsto per il completamento dei lavori è di 280 giorni. Dottoressa, quali sono le peculiarità di questo nuovo reparto che verrà aperto e i cui lavori partono oggi? Allora, questo è un reparto di Day Week Surgery, questo significa che è un reparto che sarà aperto dal lunedì al venerdì, verranno accolti tutti i pazienti che quindi devono effettuare interventi chirurgici a bassa e media complessità, liberando ovviamente spazi di letti operatori nei reparti invece dove invece vengono ricoverati pazienti ad alta complessità o pazienti che provengono dal pronto soccorso. Inoltre, si libereranno anche delle slot dalle sale operatorie perché noi abbiamo presente anche un ambulatorio chirurgico adeguato a norma secondo i criteri dell'accreditamento e quindi potranno essere eseguiti anche nello stesso reparto interventi semplici di bassa complessità. Quindi questo ovviamente ci aiuterà a ridurre ulteriormente le nostre liste d'attesa. Questo permetterà di aumentare il numero di interventi per circa 3.000. Quest'anno nella nostra azienda abbiamo fatto il record come interventi chirurgici, anche di grossa complessità, che sono stati 14.800 interventi. Ovviamente i chirurghi, le nostre equipe, ci chiedono sempre più posti letto perché vogliono sempre più operare e essere sempre più produttive. Con questa nuova organizzazione di questo nuovo reparto, di questi nuovi 16 posti letto, potranno usufruire dei posti letto che rimangono non occupati negli altri reparti, ma soprattutto delle sale operatorie che rimarranno più libere. L'ordine di spesa quale sarà, direttore? L'importo è di 961.000 euro, interamente finanziati dall'azienda, con ricavato della vendita del vecchio ospedale di Portogruaro. È uno dei tre interventi che dalla vendita dell'ex ospedale Santa Maria dei Battuti l'azienda ha utilizzato. L'altro intervento è la ristrutturazione del CSM che sta andando avanti e pensiamo di finire i lavori per marzo. E l'ultimo intervento lo presenteremo nei prossimi giorni, sempre qui all'ospedale di Portogruaro.